Si insedierà alla presenza anche del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, il nuovo Consiglio Camerale di Salerno che, dopo il decreto di nomina dei componenti a firma dello stesso governatore, si riunirà per la prima volta il 28 aprile alle 16 presso la sede della Camera di Commercio in via Roma. All'unanimità il Consiglio rieleggerà alla guida il presidente uscente, Andrea Prete, che attualmente è anche vertice nazionale di Unioncamere. Non mancano novità tra i banchi del Consiglio Camerale, a partire dalla riduzione dei posti passati da 33 a 25. Tra i nomi riconfermati Mauro Maccauro e Susi Gambardella per Confindustria, Giuseppe Gallo che entra per gli industriali dopo un passato con Confartigianato e molto probabilmente sarà anche vicepresidente. Riconferma anche per Demetrio Cuzzola e Mario Arciuolo, mentre tra le new entry per gli artigiani ci sarà Lucio Ronca, presidente di CNA Salerno, con l'Adiconsum l'ex assessore comunale di Salerno, Lello Ciccone, Giovanni De Angelis, direttore di Anicav, la sigla dei conservieri, l'agente immobiliare Gianni D'Agostino per Confcommercio, mentre per Coldiretti entra il presidente Vito Busillo. Per Confesercenti ingresso doppio con direttore e presidente Esposito Egidio, mentre nelle rotazioni del sindacato tocca alla UIL con Gerardo Pirone. Diminuisce anche la presenza rosa da 4 componenti della scorsa consiliatura camerale. Ora sono 3 le donne che entrano, oltre Susi Gambardella, anche Gina Molinaro e Anna Rita Colasante. Una di loro potrà entrare a far parte della giunta, ridotta da 10 ad 8 componenti, presidente compreso, e sarà lo stesso Andrea Prete, entro 15 giorni dall'insediamento, a convocare la riunione per l'elezione della mini squadra di governo che lo affiancherà per i prossimi 4 anni al vertice dell'ente camerale di Salerno.